Mentre passeggiavo nella mia ferramenta di fiducia nel reparto Belle Arti, mi imbatto in questo prodotto. Una scatola di ben 12 colori a 4,40€. E lì sorge la domanda: conviene comprare 12 colori o magari un tubetto? Lì per lì ho pensato, magari la qualità che manca nei tubetti la vado a sopperire con la quantità. Perciò nel video di oggi andremo a confrontare i tubetti da 4,40€, cioè 30 centesimi l'uno, contro i miei meri puro, con i miei meri classico e i miei tubetti di colore ad olio che faccio da me. Perciò sketchbook alla mano, andiamo a verificare. Sulla confezione leggo pigmenti superiori per principianti e artisti. Aprendo la scatola si presenta così. I colori sono rosso vermiglione, rosso scarlatto, giallo limone, questo ce l'ho, lo possiamo confrontare, giallo ocra, blu ftalo, blu oltremare, verde smeraldo, terra di siena, terra bruciata, nero carbone e titanio e zinco. Zinco titanio, un bianco di titanio, insomma. In molti non lo sanno, ma in realtà anche nei colori che ci vendono con bianco di titanio c'è una porzione di zinco all'interno, almeno loro sono stati onesti. Inizio adesso mettendo un po' di colori sullo sketchbook, giusto per capire come si comportano. Dove hanno risparmiato? Sul pigmento? Sarà sintetico? Sull'olio all'interno o i conservanti? Una volta che aprirò il tubetto sentiremo dall'odore tutto quanto. Allora, la cosa che voglio andare a fare è tracciare una linea per capire la coprenza di questi colori. Eventualmente dopo potremmo andarli a confrontare con un'altra linea, un altro colore. C'è qualcosa che non va in questi colori. E questa è la gamma dei colori. Li ho sentiti molto liquefatti, questo perché naturalmente contengono sostanze chimiche per rientrare nel peso e nelle spese, naturalmente. Vi faccio un piccolo confronto con i miei meri puro o i colori fatti a mano da me per fare un primo confronto cromatico. Della linea miei meri puro abbiamo soltanto il blu oltremare e la terra di siena bruciata, che sono i due che andremo a confrontare adesso. Infatti andrò a prendere proprio contata una punta di colore. La differenza è abissale. Prendo la terra di siena bruciata e qui diciamo che la differenza c'è, però la differenza del 20%, 30%. Andrò a utilizzare il Mameli classico. Forse ne ho preso un po' tanto. La coprenza è totalmente differente. Potremmo confrontare anche il giallo limone, giallo che ho fatto io tantissimo tempo fa. Avrà almeno 6-7 anni come colore. E come vi dicevo, è totalmente differente. Il confronto con il giallo ocra fatto da me sembrano due colori totalmente differenti. E proviamo anche la terra d'ombra, sempre fatta da me. Vi faccio anche un confronto con questo vermiglione scuro, imitazione, che è il primo, e con questo Viridian Green, che poi in realtà l'Emerald Green e il Viridian Green dovrebbero essere più o meno la stessa cosa. E questi sono i colori a confronto. Avevano già perso la sfida in partenza, ma come saranno nella pittura? Adesso andrò a realizzare un mandarino con questi colori, quindi dai miei meri puro, quelli fatti a mano, qui sotto, e successivamente con i colori economici. E vediamo cosa succede. Questo è il primo mandarino fatto molto velocemente, però con dei buoni colori si riescono subito a raggiungere dei bei toni. Passo subito all'altro. Seppur potremmo dare un 2 su 5
sui pigmenti come coprenza e aderenza al supporto sono davvero pessimi. Infatti ci ho messo pure qualcosina in più per realizzare questo mandarino, però come potete vedere proprio non riesco a sfumare senza che il colore vada via e non lasci queste brutte pennellate, a differenza di questo. Quindi ad aderenza al supporto do 1, 0, 0 perché 0 non si può dare. È lo stesso per la coprenza. E quindi questo era il confronto. Vi faccio vedere una cosa assurda. Sono passati alcuni giorni. Attorno al blu di Prussia si è formato un alone rosa. Per la prima volta mi trovo spiazzato, non so che cosa sia, se è pigmento che hanno aggiunto per far rassomigliare il tono o alcol, non lo so come aggiunta per migliorare la coesione di questo colore, veramente non lo so, sono spiazzato. Lo sta che questa reazione è venuta soltanto con il blu di Prussia. Questo è il risultato. E come vi ho già detto nel video, ho avuto grandi difficoltà nella stesura del colore, in quanto se bene o male sono riuscito a raggiungere un tono simile al mandarino di destra, l'aderenza e la coprenza di questi colori è veramente scarsa. Perciò, a meno che non vogliamo che l'effetto della nostra pittura sia questo, ok, cioè ve li consiglio. Però se state iniziando, spendete qualcosina in più, 3-4 euro a tubetto, prendete 7 colori, bianco di titanio, giallo ocra, giallo cadmio scuro, rosso cadmio scuro, blu oltremare scuro e 3 di resina bruciata e avete una tavolozza completa al 90% con colori sicuramente superiori. E quindi sì, anche se siamo alle prime armi, perché naturalmente imparare a dipingere con questi colori rallenta moltissimo quella che potrebbe essere l'apprendimento della pittura ad olio. E quindi la risposta è sì alla domanda che ho fatto all'inizio del video: vale la pena, meglio spendere qualcosina in più. E voi avete mai vissuto esperienze simili? Avete trovato prodotti di questo tipo? E siccome vi siete trovati, lasciatemi un commento qui sotto. Grazie se avete visto tutto il video, ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione, se ti va di condividere anche il video sugli altri social e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo. Grazie se avete visto tutto il video, arrivederci.